Sicuramente il trattamento, l'AIFA ha approvato il farmaco questione, limitando la prescrizione ai centri di riferimento multidisciplinari e quindi, deve essere prescritto da medici esperti in amiloidosi, con apposito, usando degli appositi piani terapeutici. Quindi, quello che sicuramente ci si trova di fronte è il fatto che il farmaco innovativo deve sicuramente essere gestito, cioè questi pazienti che accedono a questo farmaco innovativo devono avere una multidisciplinarità di professionisti che lavorano in collaborazione e che lavorano all'interno di ospedali definiti. Quindi voglio dire, l'expertise nella gestione di questo farmaco, nella prescrizione deve rimanere all'interno dell'ospedale specifico, ma proprio per facilitare il paziente, perché questo farmaco deve essere, è un farmaco in formulazione orale e deve essere somministrato a casa, sicuramente la dispensazione potrebbe avvenire anche non a livello del centro prescrittore, ma anche a livello periferico, quindi in organi periferici, quindi in un modello organizzativo diverso da quello che è l'ospedale centrale, praticamente un unico ospedale. Quindi la distribuzione potrebbe avvenire mantenendo sempre il contatto centrale, quindi la prescrizione, quindi la compilazione del piano terapeutico a livello centrale, ma la distribuzione anche a livello periferico per aiutare questi pazienti sicuramente a non doversi recare al centro sempre per approvvigionarsi, però mantenendo sempre una specificità di controlli a livello centrale, perché l'expertise nei controlli deve rimanere. Trattandosi di malattia rara, il centro per poter prescrivere nuovi trattamenti per l'amiloidosi cardiaca deve essere formalmente individuato dalla regione attraverso atti normativi ed accreditato quale struttura dedicata alla formulazione della diagnosi, all'erogazione delle prestazioni finalizzate al trattamento, alla prevenzione e alla sorveglianza della malattia. Nel caso dell'amiloidosi cardiaca, possiamo parlare di centri di riferimento a proposito delle strutture che rispondono a specifici requisiti, quali la possibilità di eseguire esami di terzo livello per la diagnosi, un'attiva collaborazione tra gli specialisti delle diverse discipline, ad esempio cardiologi, internisti, ematologi, neurologi, con una conoscenza approfondita della patologia, e un ambulatorio dedicato ai pazienti affetti da amiloidosi cardiaca e uno specifico interesse del centro di riferimento per la stessa patologia anche nell'ambito di partecipazione a studi clinici. Nel caso in cui si sospetti un caso di amiloidosi cardiaca, dopo gli accertamenti di primo livello e secondo livello che possono essere fatti anche in centri cosiddetti periferici, il paziente deve essere indirizzato ad uno dei centri di riferimento regionali dove possa essere completato il percorso diagnostico e il paziente preso in carico per l'impostazione di terapie specifiche approvate oppure sperimentali all'interno di studi clinici. L'amiloidosi cardiaca, al pari delle altre patologie rare che insorgono in età adulta, necessita di una presa in carico multidisciplinare. Essendo infatti una patologia sistemica e multiorgano, sia la diagnosi che la gestione sono basate su un mix di diagnostica e clinica. Diviene quindi molto complesso coordinare tra loro specialisti della patologia che possono afferire a strutture diverse, per cui sarebbe opportuno prediligere un modello circolare che è per sua stessa natura multidisciplinare. Servizio territoriale di residenza del paziente deve essere parte integrante di questo modello multidisciplinare al fine di garantire la continuità di trattamento ospedale-territorio con il tempestivo accesso ai farmaci prescritti dal centro di riferimento.
La SIFO sicuramente nel quadriennio 2020-2024 ha messo a punto la problematica su quanto riguarda l'accesso ai farmaci orfani e a quelle che sono le terapie avanzate. Sicuramente il farmacista si trova di fronte a dei farmaci nuovi da gestire con delle tematiche nuove, diverse metodologie di acquisizione del farmaco stesso, diverse capacità di monitoraggio del farmaco e naturalmente diversa manipolazione. Quindi bisogna essere pronti, il farmacista che dovrà gestire questi nuovi farmaci innovativi, queste terapie avanzate, deve essere pronto ad gestirli e come? Con degli obiettivi, è avere a disposizione dei processi divisi tra le varie strutture altamente specializzate in questi processi di gestione, delle SOP, le cosiddette SOP operative, dove sono evidenziati tutte le descrizioni di tutte le procedure operative e la divulgazione e non per ultima la formazione dei giovani farmacisti che si devono trovare negli anni a venire a gestire questi nuovi farmaci che sono diversi rispetto a quello che era il farmaco prima dell'avvento di queste terapie avanzate. Quindi la gestione, la responsabilità, per esempio nel CAR-T, di tutto il processo di collaborazione con i clinici che esula da quella che è la preparazione galenica. Nell'ottica di favorire una presa in carico multidisciplinare e quanto più possibile di prossimità in alcune strutture, ma anche regioni, si sta lavorando ai PDTA di patologia. Per l'amidosi cardiaca, lo stato dell'arte vede una situazione a macchia di leopardo. Una volta diagnosticata l'amidosi cardiaca, si avviano delle terapie di supporto volte a rallentare e arrestare la produzione di amiloide. Grazie alla ricerca e all'innovazione, negli ultimi anni sono stati sviluppati farmaci specifici per l'amiloidosi cardiaca, anche senza manifestazione neurologica. Il follow-up del trattamento ha cadenza semestrale e si basa sugli stessi parametri e strumenti diagnostici. Proprio nei follow-up è necessaria una reale integrazione tra ospedale e territorio, nell'ottica di una presa in carico di prossimità negli ospedali periferici, nelle strutture di cura intermedie, ma anche al domicilio del paziente. Nella riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale, l'integrazione tra centro di riferimento e periferia può essere garantita dall'informatizzazione dei sistemi e delle nuove tecnologie, in particolare la telemedicina. Sia in una dinamica medico-paziente nella fase di monitoraggio e follow-up, ad esempio attraverso una televisita di controllo, che in una dinamica medico-medico nella fase di diagnosi e trattamento, ad esempio il teleconsulto tra i professionisti. I pazienti con amiloidosi cardiaca, come gli altri pazienti affetti da malattie rare, possono beneficiare quindi delle tecnologie digitali in tutte le fasi del percorso di presa in carico, verifica dell'aderenza e della tollerabilità dei trattamenti farmacologici in atto. Sicuramente questa è una malattia rara che sembra che i pazienti siano pochi, ma in realtà forse perché la diagnosi non è stata fatta sempre in maniera corretta. È molto difficile sicuramente diagnosticare questo. A volte questa malattia viene sottovalutata e prima che si arrivi alla diagnosi vera e propria, a volte il paziente manifesta già delle patologie in atto. Però bisognerà tenere in considerazione che proprio per dare un valore alla sanità e quindi con l'avvento di questi nuovi farmaci innovativi, non bisogna guardare solo il prezzo del singolo prodotto del farmaco, ma il paziente al centro di tutto e quindi non soltanto il mero costo, ma legato a quello che è il costo effettivo della cura del paziente. Quindi dal punto di vista epidemiologico sarà importante investire anche in un processo di
come si può dire, di valutazione di quello che è la popolazione, quindi la popolazione che invecchia e quindi necessità di trattare pazienti che possono essere affetti non solo da questa patologia, ma da più patologie, e poi investire sicuramente in risorse, anche centrali, cioè nel senso che se io riesco ad invertire in risorse umane, quindi il fatto che in quest'ultimo periodo c'è stata una carenza dei medici, sicuramente permetterà di arrivare ad avere un miglioramento anche nella, forse nella diagnosi di questo tipo di patologia.